lei prima ha parlato della mancanza di trasparenza e anche della difficoltà di reperire tutti i dati in internet per le amministrazioni pubbliche. A che punto siamo? Quali sono anche le percentuali? E se ci sono delle amministrazioni più virtuose? Certo, in Italia siamo purtroppo indietro, in parte in seguito all'interpretazione molto restrittiva della disciplina sulla privacy. E quindi molto spesso purtroppo lo stesso garante della privacy non considera come prevalente quello che invece è un importante interesse pubblico, che è quello di poter accedere alle informazioni generate dalle amministrazioni pubbliche. Questo è un grave ostacolo anche per la lotta contro la corruzione. Spesso ci troviamo addirittura con alcune ordinanze, nomine, in cui sì, l'atto non c'è, non esiste, bisogna richiederlo fisicamente. Questo eventualmente sono altri problemi, nel senso che in generale di fronte a una nomina gli atti ci sono. Non si tratta di chiedere nuove informazioni che già non esistono, quanto che i dati in possesso dell'amministrazione pubblica vengano liberati. Quindi liberiamo i dati. Questa è la richiesta che come cittadini ritengo sia importante rivolgere all'amministrazione pubblica e alla politica. Nella sua esperienza anche le commissioni d'appalto, le gare d'appalto, quanto sono incestate e anche collegate? Guardi, in vita mia ora non c'entra come ruolo di professore universitario, però ho partecipato solo in due occasioni a delle commissioni di gare d'appalto, di appalti consistenti, e è difficile fornire una risposta. Evidentemente c'è una grande variabilità nel modo in cui funzionano, e del resto il codice degli appalti prevede delle procedure distinte a seconda della tipologia di progetto pubblico che si intende realizzare. Questa giornata qui a Foggia, che impressioni ha avuto? Molto positiva, molto positiva. Più occasioni ho ringraziato gli organizzatori, Libera, io non sono un membro di Libera, quindi posso parlarne bene, ritengo, senza alcun conflitto di interesse, credo che sia l'Italia migliore che si è visitata.